Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dai capitoli 44 e 46, Il viaggio verso Betlemme. Vedo Maria nella piccola stanza dove abitualmente sta per i suoi pasti. Lavora intorno a della tela bianca. Vedo che ormai è molto grossa nel corpo, ma ancora tanto bella. Il passo è sempre svelto e gentile ad ogni suo atto. Nessuna di quelle pesantezze che si notano nella donna quando è prossima a dare alla luce un bambino. Solo nel viso è mutata. Ora è la donna. Prima, al tempo dell'annuncio, era una giovinetta dal visetto sereno ignaro, un viso da bambino innocente. Dopo, in casa di Elisabetta, al momento della nascita del Battista, il suo viso si era già affinato in una grazia più matura. Adesso è il volto sereno, ma dolcemente maestoso, della donna che ha raggiunto la sua piena perfezione nella maternità. Maria dunque ora si è fatta veramente donna, piena di dignità e di grazia. Anche il suo sorriso è mutato in dolcezza e maestà. Entra Giuseppe, Maria alza il capo e gli sorride, ed anche Giuseppe le sorride, ma pare che lo faccia a fatica, come chi è preoccupato. Maria lo osserva interrogativamente, poi si alza per prendere il mantello che Giuseppe si sta levando e lo piega e ripone sulla cassapanca. Giuseppe si siede presso la tavola, appoggia un gomito su di essa e il capo sulla mano, mentre con l'altra sopra il pensiero si pettina e spettina alternativamente la barba. «Hai qualche pensiero che ti cruccia?» chiede Maria. «Ti posso consolare?» Tu mi consoli sempre, Maria, ma questa volta un grande pensiero per te. Per me, Giuseppe, e che mai? Hanno messo un editto sulla porta della sinagoga e ordinato il censimento di tutti i palestinesi. E bisogna andare a segnarsi nel luogo di origine. Noi si deve andare a Betlemme. Oh, interrompe Maria mettendosi una mano sul seno. Ti scuote, vero? È penoso, lo so. No, Giuseppe, non è questo. Penso alle sacre scritture. Rachele, madre di Beniamino e moglie di Giacobbe, dal quale nascerà la stella, il Salvatore. Rachele è sepolta a Betlemme, di cui è detto. E tu, Betlemme, sei la più piccola fra le terre di Giuda, ma da te uscirà il dominatore. Il dominatore che è stato promesso alla stirpe di Davide. Egli nascerà là. Credi di essere già al tempo? Come faremo? Giuseppe è completamente sgomento. Guarda Maria con due occhi pietosi. Ella se ne avvede e sorride. A sé sorride più che a lui. Un sorriso che pare dica: è un uomo giusto, ma uomo. E vede da uomo. Pensa da uomo. Compatiscilo, anima mia, e guidalo a vedere da spirito. Ma la sua bontà la spinge a rassicurarlo. Non mente, ma storna il suo affanno. Non so, Giuseppe, il tempo è molto vicino, ma non potrebbe il Signore rallentarlo per sollevare da te questa preoccupazione? Tutto egli può, non temere. Ma il viaggio, chissà che folla, troveremo buon alloggio, faremo a tempo a tornare. E se dovrai essere madre là, come faremo? Non abbiamo casa, non conosciamo più nessuno. Non temere, tutto andrà bene. Dio fa trovare un ricovero all'animale che genera. Vuoi che non lo faccia trovare per il suo Messia? Noi fidiamo in lui, non è vero? Sempre fidiamo in lui. Quanto è più forte la prova, e più fidiamo. Come due bambini, mettiamo la nostra mano nella sua di padre. Egli ci guida, siamo tutt'affatto abbandonati a lui. Guarda come ci ha condotti fin qui con amore. Un padre, anche il più buono, non potrebbe farlo con maggior cura. Siamo suoi figli e suoi servi, compiamo la sua volontà. Nulla di male può accaderci. Anche questo editto è sua volontà. Cos'è mai Cesare? Uno strumento di Dio. Da quando il padre decise di perdonare all'uomo,
ha preordinato i fatti perché il suo Cristo nascesse in Betlemme. Essa è la più piccola città di Giuda. Non era, e già la sua gloria era segnata. Perché questa gloria avvenga e la parola di Dio non sia smentita, e lo sarebbe se il Messia nascesse altrove. Ecco che un potente è sorto, tanto lontano di qui, e ci ha dominato, ed ora vuole conoscere i sudditi, ora, mentre il mondo è in pace. Che cos'è la nostra piccola fatica se pensiamo al bello di quest'attimo di pace? Pensa Giuseppe, un tempo in cui non vi è odio al mondo, ma può esservi ora più felice per il sorgere della stella, la cui luce è divina, il cui suo influsso è redenzione. Non aver paura, Giuseppe, se le strade sono insicure, se la calca renderà difficile andare, gli angeli ci faranno difese sponda, non a noi, al loro re. Se non troveremo asilo, ci faranno tenda alle loro ali. Nulla ci avverrà di male, non ci può accadere, Dio è con noi. Giuseppe la guarda e ascolta beato. Le rughe della fronte si spianano e il sorriso torna. Si alza senza più stanchezza e pena. Sorride. Tu benedetta, sole dello spirito mio. Tu benedetta che sai vedere tutto attraverso la grazia di cui sei piena. Non perdiamo tempo allora, perché bisogna partire al più presto e tornare al più presto. Per il figlio nostro Giuseppe deve essere tale agli occhi del mondo, ricordalo. Il padre ha mantato di mistero questa sua venuta e noi non dobbiamo alzarne il velo. Egli, Gesù, lo farà quando sarà l'ora. La bellezza del volto, dello sguardo, dell'espressione della voce di Maria quando dice questo Gesù non è descrivibile. Vede una strada maestra. L'aria è terza e asciutta, ma tutto a quel tagliente netto dei giorni di pieno inverno. Maria è su un ciuchino bigio, tutta avvolta nel pesante mantello, e sul davanti della sella vi è sopra il cofano delle cose più necessarie. Giuseppe cammina al lato, tenendo la briglia. «Sei stanca?» chiede ogni tanto. Maria lo guarda sorridendo e dice «No». Alla terza volta aggiunge «Tu piuttosto che devi camminare, sarai stanco». «Per me niente. Penso che se avessi trovato un altro asino, potevi essere più comoda e fare più presto. Ma non l'ho proprio trovato. Occorre a tutti ora la cavalcatura. Ma stai tranquilla. Presto siamo a Betlemme». Tacciono. La Vergine, quando non parla, pare raccogliersi in un'interna preghiera. Sorride di un sorriso mite ad un suo pensiero e se guarda la folla pare non la veda per quello che è, ma per quello che lei solo vede. «Hai freddo?» chiede Giuseppe perché il vento si leva. «No, grazie». Ma Giuseppe non si fida. Le tocca i piedi penzolanti sul fianco del ciuchino, i piedi calzati nei sandali e che appena si vedono spuntare dalla lunga veste, e li deve sentir freddi perché scuote il capo e si leva una coperta che attracolla e avvolge le gambe di Maria e gliela stende anche sul grembo, di modo che le mani siano ben calde. Incontrano un pastore. Giuseppe si curva a dirgli qualcosa. Il pastore annuisce e si leva una rozza scodella da una bisaccia e munge una grossa pecora dalle gonfie mammelle e dà la scodella a Giuseppe, che la offre a Maria. «Dio vi benedica entrambi», dice Maria. «Tu per il tuo amore e tu per la tua bontà, pregherò per te». «Venite da lontano?» «Da Nazareth», risponde Giuseppe. «E andate?» «A Betlemme». «Lungo il viaggio per la donna in quello stato. È tua moglie?» «È mia moglie». «Avete dove andare?» «No». «Brutta cosa. Betlemme è piena di popolo venuto da ogni dove. Non so se troverete alloggio. Cercate nell'albergo, sarà pieno. Cercate nell'albergo e se non trovate niente, nell'albergo e nelle case, vi sono delle stalle nel monte che delle volte servono ai mercanti che vanno a Gerusalemme per mettervi le bestie che non trovano posto nell'albergo. Ma sono sempre un rifugio perché la donna non può rimanere per la via. Forse l'ha trovato un posto e che Dio vi accompagni». «E Dio ti dia gioia», risponde Maria. Giuseppe risponde invece:
La pace sia con te. Riprendano la strada e nella conca, su e giù per le chine morbide che la circondano, vi sono case e case e Betlemme. Eccoci nella terra di Davide, Maria. Ora riposerai. Mi sembri tanto stanca. No, penso. Maria afferra la mano di Giuseppe e gli dice con un sorriso beato: penso proprio che il tempo sia giunto. Dio di misericordia, come facciamo? Non temere, Giuseppe, abbi costanza. Vedi come sono calma io. Ma soffri molto? No. Sono piena di gaudio, un gaudio tale, così forte, così bello, così incontenibile, che il mio cuore batte forte forte e mi dice, egli nasce, lo dice ad ogni battito, e il mio bambino che bussa al mio cuore e dice, mamma, sono qui, vengo a darti il bacio di Dio. Che gioia, Giuseppe. Ma Giuseppe non è nella gioia, pensa all'urgenza di trovare un ricovero e affretta il passo. Niente, tutto occupato. Giungono all'albergo. È pieno persino sotto i rustici portici che circondano il grande cortile interno. Giuseppe lascia Maria sul ciuchino dentro al cortile ed esce cercando nelle altre case. Torna sconfortato. Non vi è nulla. Il rapido crepuscolo invernale comincia a stendere i suoi veli. Giuseppe supplica l'albergatore, supplica dei viaggiatori. È pieno persino sotto i rustici portici. Niente. Vi è un ricco fariseo che li guarda con palese disprezzo e quando Maria si accosta si scansa come se fosse avvicinata a una lebbrosa. Giuseppe lo guarda e un rossore di sdegno gli monta al volto. Maria posa la mano sul polso di Giuseppe per calmarlo e dice: non insistere, andiamo, Dio provvederà. Escono e seguono il muro dell'albergo. Girano dietro l'albergo e cercano. Ecco delle specie di grotte, di cantine direi più che di stalle, tanto sono basse e umide. Le più belle sono già occupate. Giuseppe si accascia. Ehi Galileo! Gli grida dietro un vecchio. Là in fondo, sotto quella rovina, vi è una tana. Forse non c'è ancora nessuno. Si affrettano a quella tana, è proprio una tana. Fra macerie di qualche fabbricato in rovina, vi è un pertugio. Oltre il quale vi è una grotta, uno scavo nel monte più che una grotta. Si direbbe che sono le fondamenta dell'antica costruzione, a cui fanno da tetto le macerie appuntellate di tronchi d'albero appena spezzati. Giuseppe accende una lucernetta, entra e un mugito lo saluta. Vieni, Maria, è vuota, non vi è che un bue. Giuseppe sorride, meglio che niente. Maria smonta dal ciuchino ed entra. Si vede la volta piena di ragnatele. Il suolo, tutto sconquassato, con buche, detriti di escrementi, è sparso di steli di paglia. In fondo un bue si volta e guarda così con i suoi occhi quieti, mentre del fieno gli pende dalle labbra. Vi è un rozzo sedile e due pietre in un angolo. Vi è un rozzo sedile e due pietre in un angolo, presso una feritoia. Maria si accosta al bue, ha freddo. Gli mette le mani sul collo per sentirne il tepore. Il bue muggisce e si lascia fare. Pare comprenda. Anche quando Giuseppe lo spinge là per levare molto fieno dalla greppia a fare un letto a Maria, quello lascia fare. Fa posto anche al ciuchino, che stanco e affamato, si dà subito a mangiare. Giuseppe si impadronisce di una fascina di frasche messa in un angolo e cerca di scopare un poco il suolo. Poi stende il fieno e ne fa un giociglio presso il bue, nell'angolo più asciutto e riparato, ma lo sente umido. Sospira, accende il fuoco e con una pazienza da certosino asciuga a manate il fieno tenendolo presso il calore. Maria, stanca, seduta sullo sgabello, guarda e sorride. Ecco pronto. Maria si accomoda meglio sul soffice fieno con le spalle appoggiate ad un tronco. Giuseppe completa l'arredamento stendendo il suo mantello come una tenda sul pertugio che fa da porta. Un riparo molto relativo. Poi offre pane e formaggio alla Vergine e le dà da bere l'acqua di una borraccia. Dormi ora, le dice poi. Io veglierò perché il fuoco non si spenga. Maria si stende ubbidiente.
Giuseppe la copre col mantello di Maria stessa e con la coperta che aveva prima i piedi. Ma tu avrai freddo. No, Maria, sto presso al fuoco, cerca di riposare. Domani andrà meglio. Maria chiude gli occhi senza insistere e Giuseppe si rincantuccia nel suo angolo, sullo sgabello. Sono situati così. Maria a destra, con le spalle alla porta, seminascosta dal tronco e dal corpo del bue che si è accasciato nella lettiera. Giuseppe a sinistra e verso la porta, e avendo il volto al fuoco, alle spalle verso Maria. Si gira però a guardarla ogni tanto e la vede quieta, come dormisse. Spezza piano le sue fraschette e le getta una per una sul fuocherello perché non si spenga. Non vi è che il bagliore, ora più vivo, ora quasi morto del fuoco. Perché il lume è stato spento nella penombra, spicca soltanto il biancore del bue e del viso e delle mani di Giuseppe. Tutto il resto è una massa che si confonde nella penombra greve.